di Lamberto Giannini. Ma la tata sono a fare lo spettacolo. Me ne vado. No, non te ne andare. Io sono qui con te. Si fa il teatro di movimento. Ma te ne vai in culo anche te. Vado in culo? Vieni, Morano, vieni. Teatro. Teatro di merda. Maior von Princius. Maufrizio di merda. Mengoni. Mengoni di merda. Marano. Marano di merda. Vieni che ti incateno, vieni. Ci si incatena bene bene, eh? E lo spettacolo lo passi qui. Admire von Fritius! Signore e signori, benvenuti alla visione di Resistenti e io vi chiedo di avere una grande attenzione perché noi ci siamo impegnati molto nel nostro spettacolo, quindi non sopporteremo i flash, non sopporteremo il brusio in sala, non sopporteremo persone che guardano il tablet mentre c'è il nostro spettacolo, perché è una mancanza di rispetto assoluta, la gente non sa più stare a teatro. Ma da soli non ce la facciamo, per questo ci siamo rivolti al nostro Sandokan. Bravo, Andrea! Puoi andare.
pecora è nel bosco, la pecora è nel bosco, la pecora è nel bosco, la rilla rilla lero, la pecora è nel bosco, la rilla rilla la, la pecora nel bosco, la pecora nel bosco, la pecora nel bosco, la rilla rilla lero, la pecora nel bosco, la rilla rilla la. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Pubblico per i maior Vuz Frigius, che cazzo di nome è? Oggi siamo domani che sta. La morte può attenderti alla sera delle 22. Oggi ci siamo, domani che sta. Ottimismo! Attente, un'amica c'è morta. Attente, bocca, Simone, Simone! Oh. Era la scena prima. Ah. Devi fare un'altra canzone. Ah. Fratelli. Bravo. L'Italia. Simone, Simone, oh. Quando l'hai scritta?
e lindo, lindo l'Italia. Ma chi l'ha scritto? Scritto da solo. L'ha scritto te da solo? Sì. In che anno? Chiamo 2000 Kennedy. Ah, è nuovo, grazie. Ciao. E chi è? Ciao bello. Ciao bimbi. Saluta a tutti. Ciao tutti. Ciao tutti. Ciao. Grazie per questa sferzata d'allegria. È il mio mestiere. Il pomeriggio alle 5. Oh, no, caro, ma tu non devi andare via. Tu sei il mio sogno erotico. No. Giusto? No. No. Imbarazzante. Sceneggiatura, sceneggiatura, sceneggiatura! Signori, le pilastre prosaicamente che hanno avuto l'ardire di scenare su questo indegno tavolato un tema così angusto. Può questa ristretta pedana contenere la sterminata campagna di Francia? Poiché con il pensiero vostro dovrete ora equipaggiare i nostri re, spostarli qua e là, saltando gli intervalli di tempo e condensando le imprese di molti anni nel giro di una cristina. Per sopperire a ciò, vi chiedo di accogliermi come core in questa storia. A mo' di prologo, invoco umilmente la vostra pazienza, poiché benignamente ascoltiate e gentilmente giudichiate il nostro spettacolo. E se lo spettacolo va bene? E se va male? A me non interessa, io so solo che lui è il sovrano. Oh, Kika! Oh mio! Sovrano! Oh mio! Sovrano! Oh mio! Sovrano! Oh mio! Oh,
Occhica, e qui a quanto finisce? Cappio! Cappio, Occhica! Socialista. Internazionale. Nel capitalismo esiste una mano divina. Dall'egoismo di uno si arriva al benessere per tutti. A causa del capitalismo, il mondo diverrà un immane magazzino di merci. Oh, ma chi ha vinto? Volgare odore. Campionati europei 1976, Germania, Cecoslovacchia. Ed è concreto. Spesso la resistenza è invece follia. Cammini verso il dischetto ed ogni tuo passo è scandito dall'ansia di milioni di persone che si identificano in te.
un peso non sopportabile. Tutti sperano che tu sia freddo. Non decchia, devi tirare una bordata e insaccare. Sì, per questo la comunità cecoslovacchia sconfigge l'Ovest. Alla fine sarebbe qualcosa di straordinario, ma normale, una vittoria. Tu cosa fai? Accarezzi lievemente la sfera con la dolcezza nudita di chi la considera amica. Per il colosso mai è già a terra, che umiliato la vede sopra di sé. Dolce beffarda, non volevi vincere, volevi umiliare chi umilia. Volevi rendere vittima il carnefice, ma solo la follia che prese il nome di cucchiaio di panetta riuscì a far questo. Molti hanno ripetuto il gesto. Totti, Baggio, Pirlo. Ma l'arte è solo all'origine, non nella ripetizione. Il cucchiaio di Panenka. Cucchiaio di Panenka, ma dove siamo? Panenka o siamo? Un mobile dell'Ikea? No, ma è roba da matti, signori, eh? Allora noi qui stasera vogliamo persone, vogliamo gente che sfonda le reti, persone che vivono per segnare, signori. E noi ce l'abbiamo qui, per favore accogliamolo con un grande ospite, signore e signori, Martino! Prego, Martino! Forza, avete parlato, però dai! Signore e signori, abbiamo la fortuna di intervistarlo e ti chiediamo subito, caro Marco, nel 2006-2007 a Riparbella, quanti gol hai fatto? Quanti? Addirittura 5. Un vero bomber, signore, un vero bomber. Ma sai, ma col destro? Grande. E di testa? Di testa? Ora ci pensavo un po' di più. E invece di tacco? Uguali! Tremendo! Tremendo! Allora sarete tutti d'accordo con me nell'affermare che, caro Marco, te sei il bomber. No, te. Sei te. Te. Sei te. No, ma era il complimento. Dai! Te sei il bomber. Bomber è proiettato verso l'impossibile. Il bomber ci regala emozioni orgasmiche, folli, devastanti, collettive. Il bomber è un bastardo spietato. Aspetta l'errore prima di colpire. Il bomber mette in sudditanza l'avversario. Il bomber è un visionario. Non legge il gioco. Legge solo il modo di colpire. Il bomber cerca varchi che altri non immaginerebbero mai. Il bomber ha bisogno del consenso per rimanere nel suo splendido egoismo. Il bomber sente l'odore del sangue. Il bomber è un rivoluzionario che resiste alla tentazione dell'ordinario, perché solo lo straordinario scuote le resi. Il bomber è emozione pura. Comunque alla fine il bomber sei te. No, te. Ma te. Che cosa? Te. Sono
prima? 5-6 giorni. Voglia? E ora? Nulla. Calma la piazza. Voglia? Che lavoro facevi prima? Oratore. Voglia? E ora? Mi vengono le parole. Voglia? Da oratore a afasico. Ha funzionato benissimo. L'anima del quale trabocca da fargli dimenticare se stesso e io... tutte le cose sono dentro di lui. Tutte le cose divengono così il suo tramonto. Io amo! Astro possente, che sarebbe la tua felicità se non avessi colore quali tu risplendi? Per 10 anni sei venuto quassù alla mia caverna, sazio della tua luce, e di questo cammino saresti divenuto senza di me la mia aquila, il mio serpente. Amo. Amo chi resiste al possibile, perché cerca l'impossibilità in quello che già possiede. Amo chi riesce ad essere dolce anche quando è impossibile mantenere la tenerezza. Amo chi pretende senza meritare. Amo colui. Amo colui che è di spirito libero e di libero cuore, e il suo cervello in tal modo non è altro che le viscere del suo cuore, ma il suo cuore lo spinge a tramontare. Io amo! Perciò devo scendere giù in basso, come fai tu la sera. Quando vai dietro al mare, porti la luce al mondo intero, o ricchissimo fra gli astri. Anch'io devo, al pari di te, tramontare, come dicono gli uomini ai quali voglio discendere. Amo! Amo che è duro con gli ambienti che tendono ad una morbidezza anestetizzante! Amo la potenza mite di attori straordinari! Amo la libertà di poter essere retorica e poter dire amo! Saper di aver dato vita ai Major von Fritzius! Mm-hmm.
più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà... Belli anni 50! Tazzine, bicchierini, carta apparati. E il disabile sul divano, che faceva il disabile, servito e riverito. Ora, sport, musica, teatro, show cooking. Adesso il disabile è stressato. Adesso fa una cosa tristissima. Lavora! Perché anche un disabile deve saper illuminare bene la sua casa. Fede, mercoledì corso di cucina, perché anche un disabile può fare un gustosissimo piatto di escargot alla bourguignonne. Fede, giovedì c'è il corso di lingue, perché anche un disabile può sapere le lingue. Dimmi, amore in spagnolo? Amore. E amore in inglese? Amoresto. Banana in spagnolo? Bananas. E banana in inglese? Bananasho. Fede, non ti dimenticare, venerdì, ore 17, appuntamento con l'assistente sessuale. Quindi? No, ma perché prima un disabile deve scoprire la propria sessualità. Quindi? Rombo. No, è solo teoria. Teoria. Tutti parlano dei disabili, ma chi ha mai visto i disabili? Sono come la mafia, non esistono! Bella mi si porta! Can I get it on credit against your brick house? I bet it, take it as far as you let it. Come on and break it on now. Claudia! Abbassa! Claudia, abbassa! E ti sente, c'è la musica alta! Claudia, abbassa! Abbassa! Si deve allenare per la gara di resistenza di ballo, perché anche un disabile la può vincere! Sono solo 72 ore! Belli anni 50! Come la nostra sia una vittoria definitiva.
arriva. L'importante è un'altra cosa, è sapere ciò che si può fare. È quello che ho già detto mille volte. Noi, nella nostra debolezza, in questa minoranza che siamo, non possiamo vincere. È il potere che vince sempre. Noi possiamo al massimo convincere. E nel momento in cui convinciamo, noi vinciamo. Determiniamo un'azione di trasformazione, difficile da recuperare. I morti vanno rinchiusi! I morti vanno rinchiusi! L'importante è che abbiamo dimostrato che l'impossibile può diventare possibile! L'importante è che abbiamo dimostrato che l'impossibile può diventare possibile. L'importante è che abbiamo dimostrato che l'impossibile può diventare possibile. Basta che mio figlio abbia i miei valori. A me basta che mio figlio sia un bravo studente. A me basta che sappi. A me basta che mio figlio creda nel mio Dio. A me mi basta che mio figlio è Dauna. A me basta che mio figlio sia comunista. A me basta che mio figlio sia come lo voglio io. Sciolgo le trecce ai cavalli. Sciolgo le trecce ai cavalli. Sciolgo le trecce ai cavalli. Corrono. E le tue gambe eleganti. E le tue gambe eleganti. Boy. E le tue gambe eleganti. Balano. Vorrei sembrare per te un bambino e camminare con te per mano. Vorrei sedere dietro quel banco e tu maestra mi parlerai. Insegna pure come si deve una donna amare. Regina tu comanda pure, c'è già la musica per sognare. Sciolgo le trecce ai cavalli, corrono. E le tue gambe eleganti, ballando. Balla per me, balla, balla, balla. Tutta la notte sei bella, bella. Non ti fermare ma balla. Fino a che non finiranno le stelle. L'alba di sopra il tramonto. Io non potrei il mio canto e canto a te. La mente per l'amore, la mente la mente l'amore, la mente la mente l'amore, la mente 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 la bella 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 che è la più bella 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 che è la più bella te che cosa credi, un'altra donna? No, la donna.
cavalli volando. No, 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 e vengono ballanti ballando. Ballano, balla, 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 che sei bella, balla. Non ti fermare ma balla, fino a che non ti... Prendilo, prendilo. Marano, vedo con piacere che sei tornata qui tra noi. Confermo. E ovviamente starai su quella sedia per tutto lo spettacolo. Confermo. Marano, ma te credi di poter entrare e uscire da questa compagnia come più ti piace? Sì. E qui ti sbagli, perché stasera sarai la nostra cavia. Ti sottoporremo all'esperimento di Ernightinger, lo conosci? Abbia di fronte a casa mia. Fai la spiritosa, Marano, ma stasera te avrai questo fantastico dolce accanto a te per tutta la sera e non ne dovrai mangiare neanche un pezzettino. Resisterai, Marano? Sì. Sei sicura? Resisterai? Sì. Con cui te do la vana. Marano, Marano, vedremo. Nero di merda! Zoppo di merda! Ma Nero, vuoi dire, non mi urlare? Perché? Ma parla come mangi, ma da dove vieni? Sì, nero di merda, zoppo di merda. Uno ti entra da dietro e ti fa fallo e uno giochiamo a calcio. Queste sono cose da campo, si dicono, è uno sport per maschi. Sono cose da campo, è uno sport per maschi. Sai che cazzo guardi? Guarda la merda! Ma perché mi tratti così? Te lo corri da colpo! Mi si tornerà! Chi è stato il meglio quest'anno nel Livorno? Pincoglio! Chi? Chi era I? Chi è stato? Pincoglio! E come mister? Come allenatore chi ti è piaciuto? Allenatore? Colomba? Ah, ciao! Chi con l'allenatore? Colomba? Lo avrai, camerata Kesserling. Il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. A deciderlo tocca a noi! La verità è che la ricostruzione delle unghie non dura un mese! Questo perché non sei andata nel nuovo centro estetico del nuovo centro commerciale! Boia, che fava! Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con le nevi inviolate delle montagne che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire. Ti mettono, non si intona mai con cosa indossi. Se tu mi avessi ascoltato, tu fossi a Natalì, ti avrebbero fatto lo sciacquiscino, ti avrebbero regalato anche un po' di biscotti. Boia, che fava! Ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro d'ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto, giurato fra uomini liberi, che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. E il terrore del mondo! Ma la verità è che con gli uomini le unghie c'entrano ben poco, con gli uomini bisogna resistere, resistere, resistere. E quindi vorresti dire con qualcuno nuovo
cenettine, cinemini! E la dovete da! Punto! Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi, con lo stesso impegno. Popolo serrato, intorno al monumento, che si chiama Ora e Sempre Resistenza. Ora e sempre Resistenza. Ora e sempre Resistenza. Uno per uno nella notte. Nicola, il primo. Ci sono gli alli dei menti? Sì, vai, lavati di uno, vai, vai, ciao. Oh, yeah. Tre fiammiferi accesi, uno per uno nella notte, il primo per vederti tutto il viso. Guarda, guarda chi sono io! Chi sei? Guarda! Tutto! Ma vaffanculo, vai, 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 vai. Tre fiammiferi accesi, uno per uno nella notte, il primo per vederti tutto scusa, il viso. Scusa, Nicola, hai visto? Ci sono 10 euro per terra? Dove? Per terra! Ma non le vedo! Nemmeno io! Ma vai in culo, dai, 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 dai! Dai. Tre fiammiferi accesi, uno per tempo uno. Scaduto? No! No! Scaduto il tempo? No! No! Hai tre fiammiferi! Ai belle! È peccato! For more, oh, yes, I can.
io ballo, 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 ma mi piacerebbe un uomo che mi dicesse: struscia, lava, rigoverna, fai quello, e mi dicesse: sei tutta la mia vita. Baby, sono qui per te. Baby, ho scritto una canzone per te. Baby, senti come lo dico bene. Baby. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. Ti è piaciuta, baby? No! Ti ho deluso! Ci siamo delusi! No! Addio, baby! No! No! Musica! Nessuno può resistere al pirata. Parte la salita più bella, quella che dopo 21 tornanti decreta il più forte sulle montagne. Non è una montagna, è la vetta degli eroi. Può un ragazzo colpito dalla sfortuna, può staccare l'uomo nato nella DDR Ulrich. Inizia la montagna ed inizia il forzi, i volti degli avversari, di Virenk, sembrano le icone di una fatica sublime. Il pirata insiste, il tedesco resiste, è uno che non molla. Poi, in un atto di follia, nel massimo del possibile, dove i battiti del cuore dicono basta, il pirata accelera e rimane solo. Vola, sostenuto dall'urlo dell'incredula montagna. Nessuno l'aveva aggredita così. Chissà se ti è venuto in mente, in quella triste camera di albergo, nel giorno di San Valentino, quanto amore sprigionavi ad ogni colpo di pedale. Eri tra le folla, ma eri un uomo solo, con le tue sfide impossibili. Ed ora sei lì, di nuovo, davanti ad una sfida impossibile. Chissà se ti è venuto in mente gli sguardi commossi della folla. Thank you.
un disabile? Lo sciocco! Cambia! Cos'è, cosa fanno i disabili? Cosa fanno? Prove di evacuazione! Fede, noi siamo gli addetti alle prove di evacuazione nelle scuole! E cosa fate? Io evacuo! Tu evacui! E gli evacuo! Noi evacuiamo! Voi evacuate! E se si evacuano con noi! Ho capito che sono disabili! Belli anni 50! Allora vado! Ci evacuo! E si evacuate, si evacuamo! E si evacuate! Ai, zampi, perdate nei zichi! Ai, zampi, perdate nei zichi! Alli, topi, perdate dagli stinchi! No! Ai, zampi, perdate nei zichi! Alli, topi, perdate agli stinchi! No! Ai, zampi, perdate nei zichi! Alli, topi, perdate agli stinchi! No! Sì! Sì, purtroppo. Nella corte dei miracoli, nella corte dei miracoli, zoppi, storpi, fermi ladri, Copenaghen, Zairat, Vammaiset, Vammaliset, agli zoppi. Tedate negli stinchi, la pecora nel bosco, boom! La pecora nel bosco, boom! La pecora nel bosco, la rella rella lero, la pecora nel bosco, la rella rella lero. Vedi, Erika, la città del nord, personaggi come te non ci saranno più. Bene! Basta con le spese sociali e i centri d'accoglienza. Bene! Questo luogo è l'ultimo. Bene! Copenaghen 2030 non prevede la presenza di soggetti come te. Bene! Erika, cosa ti dice la gente quando ti vede? Aibo! Sei felice? Agli zoppi! Pedate negli stinchi! Oi! Bene! Marchino! Mi devi dare una mano, manda via tutti. Bravo Marchino, falli vedere come fai. Via, via, diglielo, via! Diglielo, un sento! Via! Marco, Marco, vieni lì davanti, fammi vedere quando sei arrabbiato come fai. Arrabbiato, Di più, urla! Un urli, ti cai addosso, Marco! Bravo, ora fai il bimbino. Di più, ciao! L'ipotesi di chiudere tutti i centri per i disabili come in Danimarca. Insomma, è bello relazionarsi con loro. Non possiamo mica usare questi metodi spartani e farli sparire tutti. Vero Cecilia, te cosa ne pensi? Io penso che il centro dei disabili deve essere gestito da disabili. Ma cosa farebbero? Film, nicioline e spuma. Mi risulta un po' strano, ma sempre meglio che al tempo degli spartani. No, no, gli spartani rimangano. Ma chi ci buttano dal dirupo? Gli operatori! 2030, fine operatori, inizio civiltà! Ma... Via, 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 via! Acqua. Una parola, prego. Vino. Una parola, prego. Latte. Acqua, vino e latte. Acqua, 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 acqua. Vino, 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 vino.
Latte! Latte, 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 latte. È così profondo, toccante. Io ti amo. Me la dai? In teoria. Guarda! Questa è una grossa vittoria? No! No! Questa è una vittoria grossa? Sì! Sì! Rossa. Un po' alla volta la contemplazione di quel corpo diventa insostenibile ed essa si rivolta inferocita contro la propria tentazione. Abbaia nella notte sporca e feroce come un'antica madre difende il suo possesso e la sua vita. La trascina nella sua stanzetta e la distende sul letto. La distende mentre già Emilia comincia a lamentarsi e a sospirare con mero folle affanno e a mostrare il desiderio di essere calmata e consolata. Il sesso è una cosa volgare e da disprezzare. Noi amiamo fare sesso, ma odiamo gli uomini. Quindi facciamo sesso tra di noi. Cosa ci volevi chiedere? Il numero 9 va al baloccone? Perché io sono autobus, autolete, autoerotico, ma soprattutto autoerotico. Bimbe, e se volete io vado via. E che parte di merda mi tocca fare? Ciao! Oggi toccheremo con mano il maestro, il nostro Sandok e la sua tecnica, che è un misto tra Cantor e Stanislavski. Avete visto la sua versione del principe costante? Sandokan è Sandokan. Un chiaro riferimento a Grotowski. Io non credevo che mi avrebbe scelta. Siamo solo 2837. Allora, 40.000 euro! Brividi! Brividi assurdi! Chissà chi sarà la perla di la buon scelta. Io sotto! Essenza del maestro! Io ho le corre! Dov'è quel finocchio, Aldese? Eccomi maestro, mi scusi di tardo, mi scusi, ma oggi quanto è bello maestro, quanto è bello! Comunque, io qui vedo troppe ragazze e devo dire che è una pessima scelta. Bravo, Anese! Ma no, ma io mi chiamo Gabriele! Bravo, Anese! Comunque, prego, inizi la sua bellissima lezione.
Bismillah! Fantastico! Bismillah! Cusci perché? Bravissimo! Ardonella! Sono estasiata! Mi scusi, maestro, se la disturbo, ma non crede che dobbiamo eliminare qualcuna? Bravo, Anese! Quelle donne che sono piatte alle cuce! Ottima scelta! Va meglio, maestro, però io credo che possiamo fare di meglio, eh? Bravo, Anese! Bravo! Prego! Prego! Bravo, Anese! Prego! Io? Cosa io? Continui la sua lezione! Ah, scusa! Bismillah! Fantastico! Cusci perché? Divino! Volevo che è possibile! E tu pensava! Bravissimo! Mi scusi se la ridisturbo un'altra volta, ma non crede che dobbiamo ancora eliminare qualcuna? Bravo, Anese! Bravo! Quelle donne che c'hanno di più vent'anni alle cucce! Ottima scelta! Adesso, maestro, è arrivato un problema. Qui ne sono rimaste due. Lei ne deve scegliere solo una. Anese! Mi dica? Vai a vedere la neve. E noi cosa dobbiamo fare? Oh, oh, oh. Tutto! Marano, prendi il microfonino, bravissima. Marano, sai che sono molto contenta che te sei tornata? So. Non è vero un cazzo, Marano, io ti odio perché non fai mai niente e tutta la gente all'ultimo, bravo Marano, brava Marano, bravo un cazzo! Comunque Marano, la torta dov'è? È qui. Stai resistendo, vedo. Sì. Resisterai? Sì. Resisterai? Ho detto di sì, credo, quanto dopo le palle! Oh, tranquilla perché vengo lì, te lo dico subito, vai, ciao bella. A quanto rompi le palle? Oggi ho parlato al telefono con un amico. Oggi ho preso un caffè al bar e mentre io facevo questo, i cori dei bambini in fondo al Mediterraneo condannano la mia normalità all'insensato. Non vale sapere che era disagio, che ci pensavo e provavo dolore. No, mentre questo è, non è stato. Io vivo normalmente, in modo ingiustificato, e penso a quando mi chiedevano come potevano i tedeschi vivere tranquilli durante il nazismo. Loro forse neppure sapevano ed io invece sono informato. Ci stanno educando all'indifferenza, base del nazismo, e ci stanno riuscendo. Mentre io facevo questo, i corpi dei bambini in fondo al Mediterraneo condannano la mia normalità all'insensato. E non vale sapere che ci pensavo, che ero a disagio, che provavo dolore, no! Mentre questo è, non è stato. Io continuo a vivere normalmente, in modo ingiustificato. E penso a quando mi chiedevo come potevano i tedeschi vivere tranquilli durante il nazismo.
loro forse neppure sapevano. Io invece sono informato. Ci stanno educando all'indifferenza, base del nazismo. E ci stanno riuscendo. Bella, ragione, però io devo andare a ferie, sicché richiamo un po' prima di settembre, eh. I primi di settembre ti risponde che devi aspettare i risultati dei 4 debiti presi dalla bimba e dati da quelle merde dei professori per salvare i figli dei raccomandati. Chiami a ottobre. E ti risponde che è un momentaccio, perché il bimbo è depresso, perché quelle merde di pisani del Chianni non lo fanno giocare per far giocare il figlio del presidente. Chiami a novembre. Siamo a fine anno. A dicembre. Ci si sente dopo le vacanze. A gennaio. Deve ripartire lo studio. Ma tranquillo, si fa perché ci tengo. A febbraio. Devo andare a sciare, una settimana di stacco ci vuole. A marzo. Devo seguire la nonna, che si è fratturata il femore in discesa libera in settimana bianca. Ma tranquillo, si fa perché ci tengo. Aprile! Devo seguire la bimba, che partecipa al concorso canore Veani. A maggio? Sono troppo euforica. Il bimbo ha fatto il passaggio dal 5-0 contro il Casciana. Il cura a cui raccomandati, ma tranquillo, si fa perché ci tengo. A giugno! Oh, chiami per forza, chiami il pomeriggio, perché lo voglio fare per forza. Ma lui il pomeriggio è al mare con i bimbi! E così, per una decina di anni, finché un giorno ti dice, sai, l'avrei voluto tanto fare, ma ho deciso di andare in prepensionamento perché è arrivato un capo raccomandato che
che ha avuto il coraggio di dire a me che ho sempre rispettato gli impegni. Che? Non rispetto i tempi! Peccato, perché a quel progetto con te ci tenevo tanto. Ma questo è un paese di merda e poi a Livorno ognuno pensa a un fana sega e pensa proprio ai bimbi! Comunque, ora che sono in pensione, ho deciso di fare un progetto con te. Chiamami lunedì! Anzi, no, chiamami di martedì, perché lunedì la bimba canta davanti al bar Sirena e devi dire com'è brava e la gente si ferma! Ti saluto, bello! Il dopo di noi, barriere architettoniche, centri diurni, meno ore per i fai, e a noi disabili ci stanno a cuore, li si vuol bene, tranquillo, si fa. Ma te, come fai a resistere se tutti ti trattano come una merda? Sempre esistenza! Oli! I've seen it all. I have seen the trees. I have seen the willow leaves dancing in the breeze. I've seen a man killed by his best friend. Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta, alla sua gestione, all'umanità che ne scaturisce, a costruire un'identità capace di avvertire una comunanza di destino dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati. A non divenire uno sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri per arrivare primo. In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti. Della gente che conta, che occupa il potere, che scippa il passato, figuriamoci il futuro. A tutti, i nevrotici del successo, dell'apparire, del diventare. A questa antropologia del vincente preferisco di gran lunga chi perde. È un esercizio che mi riesce bene e mi riconcilia con il mio sacro poco. Ma io sono un uomo che preferisce perdere piuttosto che vincere con modi sleali e spietati. Grave colpa da parte mia, lo so. E il bello è che ho la sfacciataggine di difendere tale colpa, di considerarla quasi una virtù. Ho capito che si può resistere a tutto, ma non posso ancora ricordare, senza star male, lei che mi cammina davanti per l'ultima volta e mi abbandona. Perché si può resistere a tanto, ma perdere l'amore quando è lì, a pochi centimetri, fa troppo male e ti senti piccolo e banale. Vorrei riuscire a dire qualcosa di diverso, ma non riesco a pensare ad altro se non a quell'andatura lenta e dolce della sua camminata. Ma ogni passo era dolore. E perché l'ho lasciata andare via? Non riesco a rispondermi. Grave colpa da parte mia, lo so. E il bello è che ho la sfacciataggine di difendere tale colpa e di considerarla quasi una virtù. Marano, prendi il microfonino, Marano. Prendi quel cazzo di microfono. No. Piglialo! Qualcuno esca da dietro le quinte e glielo impiccichi nella mano. Ecco, ora non la fai più la furba, Marano, eh? No, cara. Marano, ti diverti? Sì. Ti piace lo spettacolo?
Sì. L'hai pagato il biglietto? Sì, che l'ho pagato. Marano, ma la torta? L'ho mandata. No, Marano, ma sono passate due scene. Era una torta di mezzo chilo. Ma come ha fatto a mangiarla? Ma fai veramente schifo. Comunque io sono molto contenta, Marano. Ti voglio dire una cosa, connuta. Io ti voglio dire una cosa. Sono molto felice che tu abbia fallito perché... Perché? Perché ora te ne vai, Marano. Io aspettavo questo momento da tutto lo spettacolo. Il momento di buttarti fuori. Andiamo. Ma vai ancora anche te. E te vai fuori. Fantastici H! Noi resistiamo alla volgarità del mondo! Ecco l'uomo che resiste alla seduzione! Vasi per Papa! Fede, ma dopo lo spettacolo
spettacolo mi porti a cena fuori. Giammai! Fede, ho una voglia qui. Giammai! Fede, senti, ma cammino bene. Giammai! Fede, Fede, ma dove mi porti? Giammai! Ti sei eccitato. Giammai! E anche la seduzione è stata sconfitta! Ecco! Ecco l'uomo che resiste alla nazionalità! Ma si beppa Boing! Il piano cartesiano è costituito da due linee perpendicolari tra loro chiamate assi cartesiani. Galileo sostiene che Dio abbia scritto due libri, la Bibbia e la natura, il linguaggio matematico. Galileo era sia induttivo che deduttivo. E anche la razionalità è stata sconfitta! Ecco! La donna che resiste al maschilismo! Vasco di Vina Erika! You let other women make a fool of you. Why don't you do right? Like some other man. Problemi! Cara, ho noleggiato la Porsche. Porto a cena stasera. Macchinetta! Senti, Erika, che ne dici se ti compro un bellissimo mazzo di fiori? Mangiali! Erika, ma perché non vuoi uscire con me? Con chi esci? Esco con lui! Ah, esci a te! Non piegarmi, sta a te! Giammai! E anche il maschilismo è stato sconfitto! Andiamo, fantastici H! Il mondo ha bisogno di noi! Resistiamo! 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 Ti posso fare una domanda? Senti, si può resistere al maschilismo, alla razionalità, si può resistere anche alla seduzione. Ma a te, ma cosa resisti? Gli va bene? A chi? Al bugiardo di Ciumà! Beh, sì, allora com'è? Tutto a posto? Bene. L'altro giorno c'era il Barrino, Massimino Bellatri, e si ragionava dei vari metodi per resistere. E io ho trovato che sono a mio agio ne batte le fie. Cioè, io perché comunque garbì, che mi metto l'amica amicina, prendo il busterino, vocca la furia e ballo con qualcuno. Oh, sono fatto sì, cioè mio nociti. E cosa fai per resistere? Io canto. Canti? Cosa canti? L'uomo la bocca la via, che di tale sa guarde, quanto c'è vita per quanto bello che mi accogli già. Ganzo è ganzo, però fossi una fia mi diresti proprio una sega. Ma ora, a parte le ruote, non fai altro per resistere? Io recito. Reciti? Sei buddista, non mi ingannare che ho. Ah! Oh, ma che cos'è? Ma che cos'è? Voglio spiegare, che cosa c'è? Mi voglio dancire, la voglio strozzare, lui è bastardo! Ma io cosa? Lui bastardo? Sì! Tu! Piccolo bastardo! Come io ti ammetti a fare e uccidere? Che testimone! Ma... E chi se ne frega! Ma non mi bastardo! Fuori da lì! Amore! Non tenete! Non preoccupati per me! Io ti proteggo io! Ti amo! Io
io ti sfido a duello carico! Lisa, meno male che ti trovo. Ti volevo dire, mi è arrivata un'altra bolletta e non so come fare a pagarla. Queste sono le tragedie della vita. Ma poi vengo qui, vedo te. Il parco mi rilassa. Il parco mi rilassa. Il parco mi rilassa. Lisa, mi rilassa così tanto cucinare che ho deciso di preparare delle polpette. Ma me ne sono venute soltanto due. Giacomo, hai visto che bel reggiseno che ho? Il parco mi rilassa! Giacomo, ho finito dal cencio ora su una stanchezza morta. Questa è una tragedia della vita. Poi vedo te, il parco mi rilassa. Il parco mi rilassa. Il parco mi rilassa. Il parco mi rilassa. Lisa, la mia figliola ha preso 0 a spagnolo! Queste sono le tragedie della vita. Ma poi io vengo qui, vedo te e mi rilasso. Perché il parco mi rilassa. Il parco mi rilassa. Lisa, il parco mi rilassa. Mi rilasso così tanto che ho deciso di preparare anche un tiramisù. Ma me ne è venuta una porzione sola. Il parco mi rilassa. Il parco mi rilassa. Sai, Giacomo, oggi l'interrogazione di scienze mi è andata male. Queste sono le tragedie della vita. Ma io vengo al parco, vedo te e mi rilasso. Il parco mi rilassa. Il parco mi rilassa. Giacomo, io vorrei un uomo in carrozzina, ma che però non facesse teatro. Il parco mi rilassa! Il parco mi rilassa. Il parco mi rilassa. Sono le persone che mi non il parco mi rilassa. Il parco mi rilassa. Il parco mi rilassa. Non ho le persone né che mi non voglio più. Avrei bisogno di un uomo che mi dicesse: sei tutta la mia vita. Sei tutta la mia vita! Sei tutta la mia vita! Sei tutta la mia vita! Io avrei bisogno di un uomo che mi dicesse: ti porto via con me. Ti porto via con me! Ti porto via con me! Ti porto via con me! Io vorrei tanto un uomo che sapesse dirmi: baby. Baby, pupi. Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò dove si usare queste mura. Anima mia. Scusa, ma non eri The Voice? Ah già, baby, mi fai impazzire, baby. Voglio toccare i tuoi capelli, baby. Le mie labbra sfioreranno le tue, baby. Baby, sono nato per te, baby. I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. And it might
champagne, Valtrino, e secche e spuma! Baby! 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 Io resisto perché ogni volta che mi adego sento crescere il disagio. Io resisto perché lo sguardo dell'altro mi entra dentro. Io resisto perché ho paura di perdere possibilità che sono a pochi centimetri da me. Io resisto perché cerco qualcosa che non trovo. Resisto perché voglio innamorarmi. Resisto perché sono contraddittorio. Io resisto perché leggo Pasolini. Io resisto perché amo i giovani. Io resisto perché cerco di ascoltarli. Perché ho paura. Resisto perché sono fragile e voglio rimanere così. Io resisto perché rubo energia. Io resisto perché le delusioni servono a creare nuovi tentativi e nuove sfide. Io resisto per dare scacco matto alla morte. Anni ero una testa di cazzo.
a 27 anni non c'avevo un cazzo nulla! Io a 27 anni non avevo bisogno di diete! Io a 27 anni non c'avevo mani per faresti! No! Vero mai, perché 10 anni fa si era briai insieme al Movetto e avevi 27 anni! Omete! Via, 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 via! Oh, André, ma io 27 anni li fo tra 10 anni, No! Ma io che si fa la rivoluzione? Ma che dice, auterotico? Oh, si fa io e te la rivoluzione, va bene? Oh, ti fai io te la rivoluzione, va bene? Ti fai il pappagallo e ti dico le cose! E ti fai il pappagallo e ti dico le cose! Perfetto! Io sarò il vostro Lenin! Io sarò il vostro Lenin! Ma chi cazzo è Lenin? Ma chi cazzo è Lenin? Ma chi cazzo è Lenin? Ma però si dice così, io sarò il vostro Trotsky! Però se dici così, io sono il vostro Trotsky! Ma che cazzo è Trotsky? Bravo, io sarò il vostro Plechanov! Io sarò il vostro Plechanov! Ma che cazzo è? Ma che cazzo è Plechanov? Io non ballo! Io non ballo! Io faccio sciopero! Io faccio sciopero! Questi balletti del cazzo di Major Von Prince! Questi balletti del cazzo del Major Von Prince! E poi loro non balleranno con me, Loro balleranno con me! Non balleranno con me! Io sarò il vostro leader! Io sarò il vostro leader! Io sono il leader della sinistra! Io sono il leader della sinistra! E siamo messi benino! Siamo messi benino! Se il leader sono io! Se il leader sono io! Siamo messi meglio del pollo! Siamo messi meglio del pollo! Lotta dura! Lotta dura! Senza paura! E ora! E ora! Potere a chi lavora! E ora! Potere a chi lavora! Sciopero delle lancette! Sciopero delle lancette! Ma cosa fate? Ballate! Ma cosa fate? Ballate! Grumini! Grumini! Sarò il leader di me stesso! Sarò il leader di me stesso! Arriverò all'1%! Arriverò all'1%! Ma sarò duro e puro! Ma sarò duro e puro! Puro non lo so, duro sì! Puro non lo so, duro sì! Duro parecchio! Duro parecchio! E io sarò il vostro Che Guevara! Che Guevara! Il vostro Che Guevara! Ma che è Che Guevara? Ci mancava lui! Ci sarà il vostro Simon Bolivar! Simon Bolivar! Sono un po' di mano! Sarò io! Sono io! Boh! Boh! Ma secondo me sono di fuori! Boh! Secondo me sono di fuori! Secondo me sono di fuori! Secondo me fumo! Secondo me fumo! Ma tanto sono un leader! Ma tanto sono un leader! Mi portano a te i gambe! Mi portano a te i gambe!
E io dirò come ha detto Leni. E io dirò come ha detto Leni. Che fare? Che fare? Pubblico di merda, ballate anche voi. Pubblico di merda, ballate anche voi. Ma cosa ballate? Ballate sciopero. Sciopero. Io sarò la vostra guida spirituale. Io sarò la vostra guida spirituale. Io sbagliando. Io vi sbagliando. No, io non lo so nemmeno più io cosa dico. No, io non so nemmeno più io cosa dico. Potere a chi lavora. Potere a chi lavora. La classe operaia in paradiso. La classe operaia in paradiso. Ma quanto dura questa scena? Ma quanto dura questa scena? Quanto devo parlare? Ma quanto devi parlare? Trotsky. Lenin. Stop! Gentile Caprini! Gentile Caprini! Ma cadio! Ma cosa dico? Mischio tutto! Ma guarda, per queste fiacce ho perso la testa! Boia, io mi sono annoiato! Ma cosa vogliono dire questi spettacoli? Io voglio fare la rivoluzione! Libertà sessuale! Datela a tutti! Non a pochi! Sai cosa c'è? Ora ballo io! Che c'è? Ora ballo anch'io! E voi ballate più! E voi non ballate più! Che calogne! T'ha anche levato la musica, guarda! Ma avete levato anche la musica, guarda! Accendi! E la Mazzeranghi, sì! Ma perché te sei? Ma perché io sono autobus, autolete, ma soprattutto sono molto autoerotico. Bimbe? Non ce n'è bimbe! Che ne ha bimbe? Ciao! È bella questa parte? Sì! Pena delle stelle che brillano da tanto tempo. Da tanto tempo ho pena delle stelle. Adolescenza, età delle grandi passioni o del terribile nichilismo. Adolescenza, età della rabbia o del lasciar correre e subire. Adolescenza, età delle vittime o dei carnefici. Adolescenza, età dell'innamoramento o della distruzione. Non ci sarà una stanchezza delle cose, di tutte le cose, come delle gambe o di un braccio. Ho pena delle stelle. Adolescenza, età delle ossessioni o della scoperta. Adolescenza, accatto tutto o mi fa schifo tutto. Adolescenza, scopro o odio il mio corpo. Adolescenza, scappo o cerco. Una stanchezza di esistere, di essere, solo di essere. L'essere triste lume o un sorriso. Ho pena delle stelle. Adolescenza, età della costruzione creativa o della negazione dell'esistente. Adolescenza, vorrei che qualcuno si accorgesse di me o vorrei essere invisibile. Adolescenza, ho paura della diversità o vivo per cercarla. Adolescenza, età del sesso o della paura di questo. Non ci sarà, dunque, per le cose che sono, non la morte, bensì un'altra specie di fine o una grande ragione. Qualcosa così, come un perdono, ho pena delle stelle. Adolescenza, date la scelta! Ho della paura di scegliere! Adolescenza, voglio deludere! Ho paura di deludere! Adolescenza, voglio giocare! Odio il gioco! Adolescenza, scopro! Odio il mio corpo! Ho pena delle stelle.
rinforzo ulteriormente, perché amo fare teatro. Perché non è produttivo. Un anno di lavoro per uno spettacolo. Arrivi a farlo diventare una macchina che funziona, che ha ritmo, che coinvolge, dove ognuno si muove con cognizione di causa. Ed è quello il momento in cui devi distruggere. Non rimarrà traccia, come invece accade nel cinema o nella letteratura. Uno spettacolo teatrale è di chi vive l'emozione del momento. Un inno allo spreco di energia, l'esaltazione dell'inutile. In un'epoca in cui tutto è immediatamente pubblicabile, come questo mio pensiero, tutto immediatamente spendibile, il teatro rimane contro tendenza, resistenza, spreco. Non puoi progettare, devi vivere. E questo è vero, solo perché è nel qui e nell'ora non tramandabile. Il segno tangibile della caducità umana, dove la vita prende senso dalla possibilità della morte, da vedere svanire qualcosa che ora è parte di te. E tra poche ore, la fine della prima, e dopo, un senso di vuoto. Il dover ripartire da zero dopo che sei giunta ad una vetta, e non puoi pensare alla prossima montagna da scalare, troppo faticoso. Devi ripartire da zero, a piantare chiodo dopo chiodo. Ma il teatro ci rende accessibile la bellezza. Uno è disabile quando si sente dire di no dal bello, ma noi resistiamo, e resistiamo a tutto, a battute stupide, a ferite interiori. Resistiamo ma non ci rassegniamo, perché siamo sensibili al rumore del mare. E quando guardi il mare, avviene l'estasi, il tempo si ferma e va in culo a tutto, ma proprio a tutto. Preferisco il rumore del mare. E noi chiudiamo qui, chiedendoci cos'è la resistenza. Resistere è abbracciarsi, perché è soltanto nell'abbraccio e nello sguardo che si annulla la distanza. E l'altro sono io, pronto ad amare e a resistere a tutto. Resistere alla stronzaggine, alla disabilità, che non è del soggetto, ma della società. Resistere all'ignoranza, al qualunquismo. Resistere alla sofferenza, resistere alla morte. E anche alla grazia, perché è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia, rimanendo sensibile al rumore del mare. Dichiariamolo, non mi interessa di lavorare con attori da merino, ma con attori incomprensibili, che non capiscono quello che io chiedo. Ma quando riesco a stabilire la comunicazione, è rivoluzione, è magia. Il teatro che non sfida il teatro, dove ti puoi permettere di riflettere, lo lascio fare agli altri, il nostro. È un teatro dove le cose succedono e dove nessuno può sapere se abbiamo detto quello che volevamo veramente dire. Questa è la nostra sfida. E a volte per resistere bastava rimanere in camerina al pomeriggio con Lucio, perché mi sono svegliato solo, poi ho incontrato te, l'esistenza un volo diventò per me. Mi sono svegliato solo, poi ho incontrato l'esistenza e la stagione nuova. Calde anche l'ultima paura
Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. È stato bellissimo tutto il percorso, è stato bellissimo arrivare qui, è stata bellissima questa serata, vedere tanti volti e vedere questi attori meravigliosi, fantastici, perché questi sono ragazzi che hanno rinunciato a ore di lavoro, hanno preso permessi, hanno studiato nelle ore impossibili perché veramente si è tirato al massimo. Quindi il primo ringraziamento lo faccio davvero alla compagnia che ho l'onore di aver tirato su. E ringrazio velocemente i nostri due produttori principali, l'Associazione Accompagnami di Rosignano e la Fondazione Goldoni di Livorno, che insieme alla compagnia Mario von Frinzius da 10 anni ormai realizzano questi spettacoli. E i ringraziamenti vanno alla Regione Toscana, al Comune di Livorno, Charity Star, ASA, Banco Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, il Rotary Club di Castiglioncello, TDT, Fondo Solidarietà TTT, CTT Nord, Porto 2000, ai Vigili del Fuoco che sono meravigliosi e tutti gli anni ci aiutano in maniera incredibile, siamo in diversi, OAMI, il Centro Sociale in Borgo che ci ospita, l'impresa di pulizie magica, cambio pagina e arrivo a uno dei ringraziamenti per me più importanti, a quello dei due gemelli di Livorno, Claudio e Giorgio Chiellini, perché senza di loro non sarebbe possibile. E anche questa è una linea magica che attraversa l'esistenza, perché Giorgio e Claudio li ho conosciuti, avevano 6 anni e abbiamo fatto tanti percorsi insieme e non si sono dimenticati di Livorno, non si sono dimenticati di noi e ci aiutano in maniera consistente, senza di loro non sarebbe possibile. Persone straordinarie e uno anche un grande campione, ma prima di tutto una grande persona. Silvia Tampucci, una coreografa incredibile, il Drosera Production, Nicola Giusfredi che fa questi quadri meravigliosi, quest'anno è giù in platea, Alexandra Barzi, Davide Rocchi, Clara Simini, Jonathan De Giulli anche nel video in Suvereto Monteverdi, i fotografi Gianluca e Laura, Franco Volpi al mandolino, Fabrizio Pucci che ha diretto la conferenza stampa e due dediche particolari perché sono persone che hanno accompagnato il nostro percorso. La prima è Nicola Cannone perché sono ormai 7 anni che non fa lo spettacolo con noi, però noi sappiamo che è qui con noi e quest'anno anche è mancato uno dei personaggi importanti della Fondazione Goldoni, perché io ho detto Fondazione Goldoni come ringraziamento, ma ci sarebbero valanghe di persone che ci hanno supportato, i tecnici in questi 2 giorni hanno fatto di tutto per noi e c'era un tecnico particolare a cui siamo ancora affezionati che è Mirko Pacini, quindi un grande ringraziamento. E cerco di essere veloce, però per noi è la serata. Tanti amici ci hanno aiutato in questo periodo, grazie a Paolo Ruffini siamo andati al Teatro Nazionale di Milano, grazie a Paolo Virzì qualcuno di noi è apparso nel film, abbiamo fatto esperienze incredibili, però quelli sono soltanto aperitivi, per noi la serata è questa, è la serata che vale un anno di lavoro, cioè è un momento che io auguro a chiunque, perché è un momento che, di quelli che ti aiutano a resistere. E quindi un grande ringraziamento. Poi ci sono queste splendide magliette e chi vuole aiutarci comprando queste ci aiuta. Se qualcuno conosce qualcuno che affitta Pullman a poco, siamo stati selezionati come finalisti al Festival di Trani e cercheremo sicuramente di andare il 23 luglio con questo spettacolo che ha debuttato oggi ed è già finalista di un grande concorso nazionale. Quindi davvero un grazie a tutti e sono contento di tante persone che ho visto tra il pubblico, la mamma di Giorgio e Claudio, ma tantissimi sarebbero, però anche un personaggio che lui probabilmente non è deluso, ma noi che amiamo il calcio sì, perché Leonardo Pavoletti non dovrebbe essere qui, ma dovrebbe essere nel raduno della nazionale, perché è davvero in questo momento il più grande attaccante italiano. Passo la parola a Claudia perché vi farà ballare, grazie. Allora,
E abbiamo fatto come ogni anno, tanto voglio dire, qui siete qui da quasi 3 ore, quindi 5 minuti in più, non cambia niente. E abbiamo fatto come ogni anno la gara delle coreografie, e praticamente sa per vincere quella dell'anno scorso, ma perché abbiamo capito che Benassi falsifica i voti. E quindi niente, e se io spero che abbiate voglia di ballare, se vi alzate insieme, ballate insieme a noi. Però prima di alzarvi vi vorrei scegliere, prima di tutto, vorrei scegliere alcune persone, tipo, non abbassate lo sguardo, se abbassate lo sguardo vi chiamo. Ottorino, no, l'ho scelto l'anno scorso, no, invece no, Ottorino voglio, Ottorino, proprio la signora, quel signore, non vedo niente con queste luci, le signore bionde, che una so che è amica di Chica Rossi, dovete solo un po', poi un gioco, qualche, il bimbo, e tipo anche quel gioco, bravo, quel, boh, Jacopo Giannini è andato sotto la scuola. Allora, Cannone, Guia, bella, e il tuo amico accanto, ok? Vabbè, Camilla, faccio finta di averti visto. E poi vorrei il palchetto di quelle mie amiche laggiù che prima mi chiamavano, che le decco laggiù, brave. E poi ne vorrei un altro di quelli camiciati laggiù, alza la mano, chissà, Buzzino, grande. Allora, e loro balleranno quando voi starete tutti fermi, loro invece si agiteranno un sacco, ok? Non sarete da soli. Quindi ti chiedo la musica, Cristiano, quella di Recetta con... E vi chiedo di alzarvi in piedi, perché non si balla da seduti. Grazie. Se pensate... ma non capo, bisogna andare. Senti, Lini? Due volte, se no prendete una capocciata, scusatemi. Due, scusate, mano destra. Grande, prima fila. E lo scattoso momento. Ma cosa li compete a fare i biglietti se poi siete seduti? Vendete le magliette! Vendete, comprate!
sister, your eyes are full of hesitation. She makes me wonder if you know what you're looking for. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more. If you want more chance.